Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Ninjala per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio ho iniziato a completare la modalità storia insieme a voi e come potete vedere abbiamo portato a termine il prologo. Oggi direi di proseguire la nostra avventura completando anche il capitolo 1. Vi ricordo che Ninjala è un titolo free to play che potete scaricare gratuitamente dal Nintendo Shop. La modalità storia invece si può acquistare a parte e fino al 14 luglio la potrete comprare a prezzo scontato. Allora, nel capitolo 1 dovremo sconfiggere i ninja spaziali e salvare i bambini. Come potete vedere, completandolo riceveremo anche delle medaglie. Ed eccoci qua, il presidente Harold ha annunciato un piano per rafforzare i legami con la VNA. Qualcosa non va, bisogna indagare. Il Senato non ha accolto la notizia positivamente. Edizione straordinaria. Siamo tornati con le ultime notizie sui rapimenti a Eagle City. Secondo i rapporti, una sostanza simile a gomma è stata rilevata sulla scena dell'ultimo incidente. Non è chiaro cosa voglia dire, ma si consiglia ai cittadini di restare in casa. E ora le previsioni per domani. Gomma? Potrebbe trattarsi di... Cosa c'è, maestro? C'è una faccenda su cui vorrei che indagassi subito. Che faccenda? Una recente serie di rapimenti, pare che le vittime siano bambini. Rapimenti? Non dovrebbe occuparsene la polizia? Non sono rapimenti normali. Le vittime scompaiono. Scompaiono? Esatto, semplicemente scompaiono. Puff, senza traccia. Penso che ci siano dietro i ninja spaziali. Cosa? Di nuovo questi tizi? Di questo passo invaderanno tutta la città. L'indagine non può continuare finché non ci occupiamo di loro. Conto su di te, Van. Va bene, me ne occupo subito. Aspetta! Stavolta c'è qualcosa di diverso. Procedi con la massima cautela. Hanno trovato della gomma ninja sulla scena dell'ultimo incidente. Significa che la VNA è coinvolta in qualche modo? Non possiamo dirlo con certezza, ma potrebbe esserci un collegamento. Dobbiamo fare chiarezza su questa faccenda. D'accordo. Ci penso io. È un po' perplesso il maestro, eh? Allora, siamo arrivati a Eagle City. Tieni questa zona al sicuro. Magari distruggendo subito questi droni. Dobbiamo sempre procedere verso la meta. Andiamo da questa parte. No, sto cadendo giù. Pensavo di riuscire a prendere in 4-4-8 anche quelle palline. Un drone. Hanno un nome, quelle palline. Adesso purtroppo mi sfugge. Qui sopra non c'è niente. La prossima meta si trova là. Facciamo fuori pure lui. Il tornado me lo tengo, eh. Avanti, fatevi sotto. Poi là. Chi è che mi spara? Ah, dei nemici volanti. Dei nemici volanti. Beh, ma in 4-4-8 li abbiamo fatti fuori, mi pare. Continuano ad arrivare. Però non ne vedo neanche uno. Ah, eccoli qua. Ehi là, e te chi caspita sei?
Ok, uccisi. Ah no, questo qua è ancora in piedi. Eccoli. Distrutto. Eccoli. Oh, finalmente. Finalmente mi stanno creando un po' di problemi. No, perché sennò ste battaglie sono troppo facili. Ehi là, è ricomparso subito. Guarda come esplodono. Ma sbaglio o ne ho catturato uno? Ne stanno comparendo anche di nuovi, eh, che prima non avevamo ancora visto. Siamo un po' sullo stretto, ma non ce la possiamo fare. Dai che l'ho intrappolato. Con la gomma gigante li posso intrappolare. Guardate, eh, vedete? Li blocco così non possono scappare. Ah, erano qua i bambini. Non ci ho fatto neanche caso. Scusatemi, ragazzi. Un nemico qua. Ottimo lavoro. Prossima meta. Questi qui sono un po' più tosti. Non più di tanto, però. Aia. Senti, vieni un po' qua. Ho bloccato soltanto quello davanti a me con quella gomma. Lui bisognerebbe bloccarlo. Stai un po' fermo. Così almeno ti malmeno un pochettino. Vai verso la prossima meta. Ah, eccolo là, il fascio di luce. Il drone lo voglio distruggere perché voglio vedere se... Ok, no, l'arma ce l'ho già gigante. Guarda lì come ne colpisco più di uno alla volta. Sì, è praticamente un difendi la zona questo livello qua. Mi piacerebbe poi provare. Penso che però lo farò off camera. Mi piacerebbe provare questi livelli. Oddio, la telecamera. In modalità difficile. Ah, attenzione che l'autobus ha tot punti salute, eh. Ok, stai fermo lì, grazie. Anche tu stai fermo lì. E ce l'abbiamo fatta. Andiamo verso il prossimo punto. Altri nemici. No, hanno bloccato me adesso. Mi volevi attaccare alle spalle, eh? Comunque trovo che la modalità storia sia un ottimo punto di partenza per imparare bene i pulsanti su Ninjala. Lui mi sta dando un fastidio, questi colpi.
Devo proteggermi un po' di più. Aia. Sto rischiando tanto, eh. Sto rischiando veramente tanto. Ce n'è anche un altro là. Questo dovrebbe essere l'ultimo boss. Sbrighiamoci. Quanti nemici. Poi naturalmente spero che ce ne sia uno bello grosso da sconfiggere. Stai fermo. Non ho visto come ho fatto a recuperare punti salute. So solo che ho la barra della salute di nuovo piena. Meglio così. Sì, la telecamera ogni tot fa quello che vuole praticamente. Nonostante la gestisca io, eh. Quanti caspita di nemici ci sono! Basta! Esplodi! Bisogna essere molto veloci. Oddio, questi nemici qua non è che stiano facendo chissà che danni, però non oso immaginare in modalità difficile. Oh, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. I bambini sono al sicuro, ottimo lavoro. Peccato che non è apparso alla fine magari un super boss come nel prologo. Abbiamo completato il livello con la medaglia oro. Maestro, me ne sono occupato io. Ben fatto, Van, hai scoperto qualcosa? Non molto, c'erano i soliti ninja spaziali scatenati. Capisco. Forse avresti dovuto tenerli d'occhio più da vicino. Non preoccuparti, ne ho fatto fuggire uno per rintracciarlo. Cosa? Da quando sei così astuto? Beh, forse non l'ho fatto apposta, forse mi è sfuggito. Possiamo comunque seguire le sue mosse. Forse così otterremo più indizi sui rapimenti. Nonno, cioè maestro, me ne occupo io. Molto bene, fammi sapere quando sei pronto. Ti insegnerò l'arte ninjutsu della furtività. Furtività? Va bene ragazzi, rieccoci qua. Abbiamo completato anche il capitolo 1, livello abbastanza semplice. Nel prossimo episodio probabilmente utilizzeremo la tecnica di mimetizzazione, quella che ci permette praticamente di trasformarci in un oggetto qualsiasi e poi saltar fuori all'improvviso per colpire l'avversario quando meno se lo aspetta. Nel frattempo però, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Ninjala. Alla prossima ragazzi! Yeah.